Ciao, no, è che mi stavo ancora leccando i baffi perché avrete capito che siamo in un posto dove si mangia. Abbiamo fatto una sorta di antipasto con dei salatini. Giorno di carnevale, martedì. Ciao Antonio. Salve, buonasera. Antonio, Buonasera a tutti. lo voglio dire, mi sta particolarmente simpatico perché probabilmente il pulcino sta particolarmente simpatico a lui, Sì, giusto? infatti Dico mi bene. piace, me lo mangio anche. Me lo mangio pure tutti i giorni. A livello, addirittura sei diventato quasi cannibale. No, No, Antonio è un nostro telespettatore affezionato e quindi io con altrettanta affezione, si può dire affezione, sì, sì, affezione, vabbè, sono con altrettanta simpatia. Coniamo questo nuovo termine, Ecco, anche se. sono voluto venire qui ad Angri, al confine con Pagani, in provincia di Salerno. Ecco, abbiamo detto tutto. Antonio, questa sera in particolare si festeggia la festa di compleanno di tua figlia. Di mia figlia, sì. Settimo compleanno. Settimo compleanno. Ma ogni. Giovanna. Ecco, voglio dire. Giovanna Francavilla, Giovanna Giovanna, Giovanna. Francavilla, auguri a Giovanna, fra un po' la vediamo. Ogni anno capita a Carnevale? Domanda No, una. no, no, non capita. Quest'anno, È insomma, stato un caso. dopo 7 anni, questo è il primo anno È che è prima. capitato così. E quando ricapiterà? Fra 7 anni. Fra 7 anni. Fra 7 anni. Saremo di nuovo, speriamo, non so, in qualche altro posto, più, non so, Ma sì. Ma speriamo di essere ancora qui perché è bello stare qui stasera e ci divertiremo sicuramente. Antonio, tu mi hai segnato un appunto su questo foglio. Dunque, Giovanna l'abbiamo già detto. Però vorrei che mi facessi capire meglio tu, così come facciamo capire meglio i nostri telespettatori. C'è una beatificazione in corso, no? Sì, di Alfonso Maria Fusco, che è il fondatore delle sue battistine di Angri. E quindi diciamo che lui è in atto questa beatificazione approvata già da Roma, diciamo, e quindi tra qualche anno avremo un beato ad Angri, così. Quindi è secondo me, è un motivo di soddisfazione per tutta l'intera zona, per l'agro e tutto E così. per Angri. Quindi è per Bene. Angri e anche per tutta la zona, diciamo, perché comunque avere una figura così, Così secondo me, illustre. è un motivo di grande Quindi per soddisfazione. il 2001 probabilmente ci sarà questa Sì, questa beatificazione. beatificazione. E quindi da questo è soltanto un piccolo preambolo che abbiamo voluto fare per dare omaggio anche alle suore, diciamo, di questa, e anche a tutti quanti noi, perché Perfetto, fa un po' è freddo. motivo di gioia. Fa un po' Fa freddo freddo, qui, ne entriamo stiamo dentro. Ci vediamo tremando. fra un po', intanto lanciamo la sigla, lanciamo la sigla. Sigla, 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 sigla. e poi ci rivediamo qui. Ciao. I believe something's got a hold on me here. Oh, I must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, I must be love. Let me tell you now, I've got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter. Abbiamo appena detto che dovevamo andare da Giovanna, che questa sera festeggia il suo settimo compleanno. Guardate questa maglia quanto è carina, la Ciccio Maglia. Vogliamo fare questo regalino a Giovanna, gliela portiamo così. Giovanna, Giovanna, ci hanno detto che è vestita da strega. Salve, dov'è Giovanna? Non sa dov'è Giovanna. Scusi, è lei Giovanna? Auguri! Il pulcino ti fa gli auguri, ecco. Ti volevamo regalare la maglia di Ciccio perché oggi è il tuo compleanno. Falla vedere anche ai nostri telespettatori. Ecco. E lui, guarda. Sei contenta di compiere 7 anni? E poi quest'anno è capitato, ecco, scusa, se ti tiri su, ecco, vediamo anche la tua bella Anche faccina. di È carnevale. capitato di carnevale, quindi doppia festa con tutti i tuoi amici. Adesso noi siamo un po' insieme a te in questa festa. Ci fai una confidenza, ce l'hai il fidanzatino? Sì. E dove sta? Non lo so. È lui! È lui, vieni, 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 siediti qui, siediti qui. Abbiamo scoperto
Pensa che... E queste immagini a tuo padre le possiamo far vedere? Sì. Ah, perché lui lo sa. Lo sa. Lo sa. Lo sa. Allora, eccolo. Come ti chiami? Giovanni. Lo sai che è proprio carino, Giovanni? Te lo sei scelto carino? Giovanni, quanti anni hai? 7. Sei emozionato che la tua fidanzatina oggi compie... Un po'. Che mestiere fai? Studioso. Ah, studio, il pizzaiolo fa il pizzaiolo. Bene, allora siamo un po' insieme a voi a questa festa, vogliamo divertirci insieme a voi. E voi intanto da casa rimanete con noi, che tra un po' ritorniamo con voi, con noi, con voi. Vabbè, ho fatto tutta una serie di noi e voi, ma che ci frega, divertiamoci. I imagine you right here, lying by my side. Yes, I imagine all the ways I can make you mine. Teatrino, ti stai divertendo? Sì. Adesso noi con la nostra telecamera scopriamo il viso di chi muove le marionette. Noi andiamo, tu continua a guardare lo spettacolo. Sì! Allora, per piacere. Giovanna, vieni vicino a me, vieni, ti prego, vieni. Sì. È difficile fare questo mestiere, No, è difficile. Che devi fare? Allora, mettiti al fianco. Ah, abbiamo un'altra marionettista. Metti via. Non è che sono... Vabbè, provaci. Nanna! Allora, dici, Pulcinella, vuoi... Vediamo come viene lo spettacolo davanti. Pulcinella, vuoi sposare? Vuoi prendere tu, Rosettina? Ok. Noi stiamo andando via da questa festa. Pulcinella, vuoi sposare la principessa? Sì, la voglio sposare. Mo dici, Rosellina, vuoi prendere Pulcinella come tua sposa? Sì, lo voglio. Vi dichiaro marito e moglie. No, un bacio. Pensi delle tue insegnanti, delle suore? Sono abbastanza brave. Perché abbastanza e non tanto? Sì. Queste volte sono un po' pallose. Ah, come un po' pallose? Perché un po' pallose? Io sto seduto con le stanze. Non sempre, no? E voi siete bambini. È un momento di pace. Eppure voi siete bravi, siete bambini, volete divertirvi. Io sono la sola. È sorta la sera che si arrabbia, che ci dobbiamo fare. Lanciamo un messaggio a suor come? Teresina. Lanciamo un messaggio, guarda in camera e lancia un messaggio a suor Teresina, dai. Dille qualcosa. Suor, buon carnevale. No, le devi dire, guarda, sì, vabbè, buon carnevale anche da parte nostra, ma voglio dire, quando vedrà questa cosa, oramai è già passato da un po'. Dille qualcosa, suora, non ci sgridi, suora, sei più brava con noi. Vai. Io. Glielo dice lui. Suora, potresti diventare un po' più buona? E vorrei che quando io mi metto a studiare tu non mi daresti fastidio. Arrivederci, applauso. Arrivederci, noi andiamo via da questo posto grazie alla nostra amica animatrice che si chiamava... Sempre Mena. Arrivederci. Dalla festa di... Dov'è Giovanna? Giovanna! Giovanna, vieni qui con noi, dobbiamo andare via. Ecco. Dov'è il tuo fidanzato? È il mio fidanzato. Eccoli, vieni qui. Non c'è più. Lasciamo perdere.
Ecco, arrivederci e ci vediamo al prossimo. Ti sei divertito? Un po'. No, bene. Sì. No. Perché dici no? Hai le orecchie calde, hai mentito. Ciao Giovanna, vuoi salutare qualcuno? No. Nessuno? No. La tua amica? Tu vuoi salutare qualcuno? Di, saluta. Alla mia mamma e al mio papà. Brava. Ok, salutiamo anche noi Antonio e mamma. Cannetti. Già 7 anni. E tra un po' festeggiamo i 18 anni. Speriamo. Secondo me dall'oggi al domani. Veramente. Figlia unica? Figlia unica. E quando lei si sposerà voi piangerete in qualità di genitori? Io anche in questo momento. Se... Vabbè, ma sarà. Insomma, ne riparleremo. Ne riparleremo. Quella mia cugina. Quella lì con gli occhiali. Sì. Eccola lì. Ah. Arrivederci. E quella mia amica, Martina. Martina, Franca. Brava, carina. Ok, ciao ciao. Ciao. Sei dentro me, sei nell'anima, ti amo più della vita. Che carina, una donna incinta che alla festa della donna appunto vuol partecipare con le amiche. E Nicò, non lo sanno forse che sei qui, no? Sì. Lo sanno, cioè lo sa, lo sa il tuo uomo. Ma perché non vuol parlare? C'è vergogna. C'è vergogna. Di dove siete? Di Nocera. Di Nocera, beh, allora ritorniamo a lei. Sei incinta e hai voluto portare, come maschio o femmina? Femmina. Hai voluto portare la tua bimba a ballare insieme a te. Quando nascerai? La mamma moderna. È vero, è bello. È una mamma del 2000. È vero, giusto proprio così. Fra l'altro io conosco una donna incinta, una... che sta a letto già dal primo mese di gravidanza, così a riposo. Invece tu no, a che mese sei? È il prossimo, devo partire il prossimo mese. Così proprio. Evviva, allora auguri, come si chiamerà? Non si sa. Rosa. Rosa, auguri, ciao Rosa, ciao. Ecco, lei si è travestita da donna di colore. No. Ti sei travestita, hai messo molto trucco. È molto fondotinta. Ma non è bellissima così. Come ti chiami? Alessia. Ciao Alessia, di dove sei? Di Pagani. Bene, complimenti. Quanti anni hai? Stai facendo le domande? 20. Basta, ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui perché sennò sembra quelle cose che uno sa quando si... inquadriamo l'espede, Giusto, c'è presente quando in vacanza uno conosce una nuova ragazza? Sì, o un nuovo ragazzo. Come ti chiami? Quanti anni hai? Che segno sei? Che segno... E poi qual è la domanda che si fa sempre? Sei fidanzata? Brava, brava. Sì. Ah. Vabbè, chiediamolo a te, sei fidanzata? Sì. E dov'è il tuo uomo adesso? Al lavoro. Lavoro? Che lavoro fa? Poliziotto? No, carabiniere? No, è il cameriere. Cameriere? Vabbè, buon lavoro. Ecco, vedi cosa fa lei? Ha la faccia sua. No, no, peccato. Vabbè, è tranquilla. Ok, un saluto a tutta Pagani. Ciao. Come si chiama lei? Valeria. Ciao Valeria, vada lei a mano. Dove gliel'hai dato? Sul becco? Ah, è piccolo, ha 3 anni. Deve imparare. È giovane. Deve imparare così piccolo. Abbiamo la simpatica Pocahontas qui con noi, grazie. Com'è che ti chiamano le amiche, gli amici più intimi? Maria. Maria, è così? Ma non è un soprannome? No. Che ne so, Indiana? No. No. Mary. 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 Tu sei legata in modo particolare a questo locale, per non so quali motivi. Non li diciamo. Ecco. Ti piace stare in mezzo alla gente, sempre? Tantissimo. No? Sì. Sì. Cioè, è un bel lavoro questo. E certo. Sta a contatto con tante persone. Infatti. Musica come questa. Anche come questa. Bene, grazie Maria, ci vediamo la prossima volta. È già finita. Lampeggia. Ciao. Non so cosa significa, ma comunque arrivederci. Ciao Ennio. Ciao Daniele. Tutto bene? Festa della donna. Cosa si fa al Moonlight?
oltre a queste sorelle particolari tipo carnevale, festa della donna, eccetera. A sabato, vabbè, ci si diverte molto, poi? Dunque, da lunedì al venerdì siamo a disposizione per feste private. Il sabato facciamo disco bar con pulizia e la domenica facciamo latinoamericano. Perfetto, il numero di telefono se vogliono contattarvi? 081 92 83 23. Vabbè, comunque poi potete cercare sull'elenco Moonlight, una cera inferiore. Esatto, sì, via Villanova 43. No, stiamo andando via da questo posto, ci siamo molto divertiti, voi vi siete divertite? Dici sì. Tantissimo, sì. 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 No, ma io voglio dire, una risposta sincera, è stato sì, carino. Sì, sì. Quante feste della donna hai festeggiato tu? Due. Hai 2 anni? No! Ah, festeggi da 2 anni, però hai... 15 anni. Ci ha pensato, quindi ha mentito. Ciao ragazze, ci vediamo, di dove siete? Siete. Mercato San Severino. Mercato San Severino. Arrivederci dal Moonlight, a Nocera Inferiore. Ci vediamo la prossima volta. Continuate a seguire. Mama was king of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king. Siamo ritornati al Planet Bowling a Santa Maria della Carità. Un vecchio amico, tanto vecchio di cui che non mi ricordo neanche come si chiama. Buonasera, mi chiamo Nicola. Nicola, sempre Nicola. Io mi ricordo di Antonio, boh, perché non lo so, perché Antonio... No, è il mio nome d'arte, Nicola. Nicola è il suo nome d'arte. La fidanzata... Si chiama Nunzia. Nunzia, futura moglie. Prossima. Beh, ecco, molto piacere, rifacciamo il piacere come prima, è tutto uguale. Molto piacere, come prima, piacere al Pacifico. Ci piace molto l'atmosfera qui all'interno del Planet. Sì, vedi come si sta bene, stasera stanno tantissimi ragazzi, stanno divertendo. Ecco, c'è una... Mi fa piacere per loro, c'è... l'abbiamo realizzato appositamente per i ragazzi. Si gioca a bowling e si balla. Si balla e si canta. E allora... Anche se non si sente, ma si canta. Si canta, e allora andiamo a vedere come ballano e cerchiamo di sentire come cantano. Va bene. Arrivederci, andiamo. Nunzia. Ciao. Vuol dire qualcosa alla televisione? No, saluto tutti. E Totò l'abbracciava e gli diceva: mia piccolina. Ecco. Ha sbattuto. Era il respiro. Ecco. Era mia piccolina. Mia. Com'era? Non mia, piccolina. Mia piccolina. Ah, perché mia piccolina. Lei era statuaria, altissima, ecco. Invece lui la vedeva piccolina. Ecco. Come sta? Non molto bene, non molto bene. Apriamo questo qua, vedete questo oggetto qua? Questo vede, grazie. Ha detto che sta nella differenza, l'amore, nella differenza, sì. D'altezza, cioè quindi è un amore così. No, quanto sarà? 30 poco. Centimetri. Ma lei in 20 secondi ha provato questo amore improvviso? Sì. Oh, in onda! Ciao, come stai? Bene, tu? Benissimo, siamo contenti di ritornare qui al Planet dopo tanto tempo. Anche per me la stessa cosa. Ritroviamo, come si vede sullo sfondo, una bella atmosfera. Grazie. Giovani, divertimento, musica. Grazie. In questa serata quindi non si balla e si canta solo, ma si gioca. Si gioca bowling, come al solito. Principalmente. Quindi ricordiamo il bowling di Santa Maria Carità, dove si trova esattamente? Via Petraro, Santa Maria Carità, ovviamente. Bene. Seguite le indicazioni. C'è un'insegna grossa, la trovate sicuramente. Ma lui chi è? Lui è. Amici, ragazzi che frequentano. Ah, va bene, un cliente. Cliente parente, fa anche un po' rima. Quante volte al mese vieni qui? 30. Grazie per la risposta. Caffè pagato, arrivederci. Siamo entrati all'interno della pista del Planet Bowling di Santa Maria della Carità. Qui c'è un gruppo di ragazzi che si divertono molto, come vedete. Una bambina, sai giocare a bowling? Sì. Quante volte sei venuta qui? Tante volte. Evviva, che bel sorriso. Come ti chiami? Loredana. Ciao Loredana, buon divertimento. Ecco. Ci fai vedere? Ci fai vedere come...
come balli. Come ti guardiamo, vai. Non vuole ballare, perché non vuole ballare? C'ho vergogna. È divertente venire qui perché oltre a giocare a bowling si balla anche. È vero, no? Per esempio adesso che cosa state facendo? Balliamo, giochiamo a bowling. Ok, balliamo. Sai giocare a bowling, sei certo, brava. Guarda. Vediamo un po' il suo punteggio. Daniela 60. 60, cioè sei a... Sei al top. Grazie. Ti è mai capitato di prendere una palla pesante in mano e di rimanere agganciata alla palla? Sempre. Ah. Bene, grazie a te. Abbiamo una... Benissimo, abbiamo una simpatica e bella ragazza in video. Molto modesto. Mi dispiace che sia già fidanzata per tutti voi che ci state guardando. Va bene, non fa niente. Verremo al tuo matrimonio. Va bene. Innamorata? Sì. Allora... Adesso lui stringe su di te, devi avere il coraggio di dire di chi si è innamorato. Di Dante. Non mi sono mai preparato interviste, questa volta volevo fare un'eccezione. Di cosa vogliamo parlare? Ma guarda, mi avete preso a volo, me ne stavo andando. Andando a riposare perché si lavora molto qui. Insomma. Ma meno male. Si combatte. Si combatte, meno male, c'è tanta gente, siamo contenti. C'è tanta gente giovane, bella. Eccola qua! Come si chiama? Maria! Maria è una donna adulta col marito che la vigila dall'alto e ha ancora voglia di ballare e di divertirsi. Esattamente! È bello questo! È bello, è bellissimo ballare! E il marito non è geloso? No! No, per carità! Anzi, contento! Ok, allora Antonio, ora sento, non c'è più! Antonio, noi andiamo via dal Planet! Siamo contenti di essere ritornati qui dopo tanto tempo, l'abbiamo trovato bello come allora, anche di più. Grazie, alla prossima, ciao. Sembra un complimento fatto ad una donna, bella sempre. Salve signora, contenta? Buonasera, sì, contentissima. È divertente perché lei era proiettata verso Pierino di Lamiso e invece ho colto lei. Va bene, un bilancio della serata è mezzanotte esatta. Bene, sì, credo, beh, credo, benissimo, no? Benissimo, sì. Successo di benissimo, presenza. Benissimo, contentissima di come è andata. Benissimo. Siamo nel ristorante Summa. Sì. Perfetto, via? Via Scafati. Via Scafati a Sant'Antonio Abate. Sì, ecco. Certo. Intervistiamo Pierino di Lamiso invece. Salve Pierino, ciao. Tirami su, come va? Mi faccio conosciuto. Va benissimo, mi trovo in mezzo alle donne, sto benissimo. È vero, onestamente, il privilegio confesso di fare un mestiere come il nostro. Io non vorrei contraddirti, ma a me mi piace le femmine, che già fa. Come, non mi hai contraddetto, mi anzi mi hai confermato quello che stavo dicendo. Vuoi dare la mano al pulcino così? Tu, ecco, ecco, perché sennò poi magari si offende. Ma che sai lui... che ti somiglia? Beh, pulcino non se ne fate. Me lo dicono in molti. Benissimo, siamo contenti che tu sia qui insieme a noi questa sera. Anch'io. E siamo contenti di aver guardato il tuo spettacolo. Pochi minuti però siamo usciti qua. Anche perché tu ci hai vietato di fare le riprese, perché? No, no, le riprese no, ma il giro così con le interviste non è che l'ho vietato, era per non far creare un po' di confusione. Ah, perché la telecamera poteva distogliere l'attenzione. Ecco, solo per questo motivo. Ti confesso che noi per un attimo abbiamo pensato che Pirino si era montato la testa. No. No, non è vero, no, era solo per questo motivo. Io conosco lui umanamente come amico e insomma è una bravissima persona. Anch'io quindi, ho il quindi, piacere cioè, di conoscerlo. È andato via questo pensiero. Allora, progetti per il futuro, dai, ci piace questa domanda un po'. Io forse tra qualche mese tornerò alla Sai l'ultima, però ho fatto un provino per Rai 1 che si chiama 1 su 1000 e aspetto una risposta. E poi qualcosa ancora. Della serie 1 su 1000 ce la fa. Come diceva. Eravamo in 5.000, quindi solo 5 persone riusciremo a passare. Io ti saluto con un bacio. Sì, lo do a loro. Un bacio al pulcino e a loro, le donne e quelle di guardia che ha lanciato il bacio. Un bacio a loro, un saluto a te. L'ha ricevuto con questa faccia un po' così. Un ciao. Saluto, ciao. Un saluto a te, un grazie e mi raccomando. Posso chiedere una cosa, quante serate hai fatto questa sera? Quante nottate? Ciao! Nella vita conosci, eri uguale alla placa, ora al negro della Habana, tremendissima mulata. De piel y hueso, 40 kilos de salsa en la casa dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
quasi terminato questa giornata faticosa, ma spero per te con soddisfazione. Sì, abbastanza. Tu sei uno dei due, come dire, titolari, si può dire? Parolone, titolare. Come ti chiami tu? Francesco. Bene, Francesco sta per uscire alla torta, quella che abbiamo visto qualche attimo fa. Eccola qui, mo ce la assaggiamo. Allora invitiamo tutti i nostri telespettatori a venirti a trovare. Sì. E che cosa dire? Che questa festa della donna è terminata, auguri a tutte. Sì. Arrivederci. All'anno prossimo. All'anno prossimo. E alla prossima. Ecco, io ti sto mettendo alla prova perché non solo ti sto intervistando con i piatti pieni, ma in più ti sto facendo anche camminare. Va bene, quindi qui al ristorante insomma il servizio è perfetto. Sì, senz'altro. Ne stiamo dando la testimonianza, è impeccabile. Un servizio almeno diciamo di una certa classe. Infatti si vede, come ti chiami tu? Luigi. Bene Luigi, ti lasciamo al tuo lavoro, arrivederci anche a te. Ok, grazie. E speriamo di incontrarci in un'altra occasione qui. Va bene, grazie. Come la luce che ti arriva fino a cuore, so come un libro da sta scritta verità. Impara a leggere, a diventa facile, non so una porta chiusa, ti una chiave per trasire. Va bene, ormai è passata mezz'ora.